contenti perché invece di un presidente del consiglio mafioso avremo a che fare direttamente con la Banca Centrale Europea che ha decretato la miseria, la precarietà generalizzata, lo schiavismo, la distruzione dell'attività sociale. Noi ci stiamo organizzando. Sappiamo che non c'è più una strada da seguire. La strada insolvenza. Allora, quella che avete visto oggi è la prima apparizione di Santa Insolvenza. Ce ne saranno altre in questi giorni. Una sarà domani, sarà nell'Università di Bologna, dove ci sarà il Recruiting Day, dove verranno reclutate persone che sono già precarie, che saranno chiamate a lavorare probabilmente gratuitamente, probabilmente. Dicevo, muovendosi che non ci serve, che quasi siamo. L'università ovviamente è complice di questi meccanismi, favorendo i meccanismi di tirocini e stage, di cui noi chiediamo il ritiro. Questa cosa in Inghilterra già si sta chiedendo, anche dall'Italia partire una maniera per chiedere il ritiro dei contratti gratuiti, perché questo causa povertà a livello di società. Per dire no al debito, no alle forme di austerità e sì alla costruzione di welfare che ci includa tutti quanti. Questa costruzione di welfare ha necessità di un luogo, di un posto dove la gente possa riunirsi e costruire una società diversa e che non sia escludente. Questo luogo deve essere preso e la Santa Insolvenza ci accompagnerà in questa presa. L'11, quindi vi aspettiamo tutti alla processione di Santa Insolvenza. L'orario è alle 16, sotto le due torri in piazza Ravegnana, con a capo Santa Insolvenza. Processione di Santa Insolvenza in una giornata in cui lo spread, il debito, raggiunge livelli mai toccati. Ci vogliono far credere che si possa uscire da questa situazione aumentando la macelleria sociale, i tagli ai servizi, alle scuole, alla sanità, a tutti quelli che sono i nostri bisogni. E invece noi sappiamo che la soluzione è un'altra, la soluzione è quella di non pagare il debito, che è un debito contratto dalle banche, è un debito della Goldman Sachs e dei banchieri e non dei precari, dei migranti e dei lavoratori che oggi qui hanno deciso di compiere questa azione comunicativa. Ebbene, di fronte a possibili nuovi governi che vorrebbero farci pagare ancora questo debito, noi rispondiamo che la soluzione è un default di tutta l'Europa che sappia ripartire su nuove basi sociali, quelle che sono i bisogni e i desideri.